Sono tutti bentornati. Oggi discuteremo di una vicenda che ha preso piede nelle ultime ore, cioè la vicenda iscrizione del Chievo al prossimo campionato di Serie B, e poi parleremo anche dell'arrivo di Zaffaroni. Allora, cosa è successo per l'iscrizione? Il Chievo ha depositato l'iscrizione in data 28 giugno, regolarmente. L'iscrizione poi, prima di diventare effettiva, deve essere approvata dalla Covisoc. La Covisoc in questo caso ha bocciato la richiesta di iscrizione del Chievo. Chievo che avrà tempo fino a martedì 13 luglio, fino alle ore 19, per rimandare documentazioni complete. E poi il 15 avverrà la decisione definitiva. In caso di bocciatura, di ulteriore bocciatura in data 15 luglio, il Chievo potrà fare ulteriormente ricorso, ma a quel punto il ricorso sarà abbastanza vano. La Covisoc sarebbe l'ente che vigila sulle varie squadre di calcio professionistiche. Il motivo della bocciatura sarebbe stato un documento che il Chievo doveva presentare all'agenzia delle entrate per rateizzare i debiti che si parla che arrivano fino a 40 milioni, quindi la situazione è assolutamente grave. L'agenzia delle entrate, probabilmente per delle rateizzazioni non pagate in tempo nel passato, sembra che non abbia accettato la rateizzazione dei debiti che voleva attuare la società, che voleva attuare Luca Campedele. Quindi questo poi ha reso inefficace, ha reso non accettabile la richiesta di iscrizione del Chievo. Richiesta che, se non verrà accettata, determinerà l'estradizione, cioè determinerà la radiazione del Chievo dalla Serie B 2021-2022, che dovrà ripartire da minimo la Serie D, cioè da massimo la Serie D, minimo la terza categoria. E come si è arrivati a questa situazione? Semplicemente si è arrivati a questa situazione dopo anni di investimenti sbagliati. Investimenti sbagliati, acquisti sbagliati, plus falenze fittizie, ci siamo anche fidati, a me, no, non noi. Campedelli si è fidato anche di direttori sportivi che hanno dimostrato di non riuscire a fare il loro mestiere, il proprio mestiere. E alla fine si arriva così dopo anni di mala gestione. Cioè, Campedelli saranno sempre da ringraziare per aver raggiunto la Serie A, il Chievo dei Miracoli e tutto, ma ormai non può più continuare questo rapporto tra i Campedelli e il Chievo, ormai è troppo deteriorato. Ormai i Campedelli non riescono, non hanno più le disponibilità economiche e probabilmente anche le capacità gestionali per gestire il Chievo Verona. Se nel passato si sono raggiunti obiettivi importanti, perché ad affiancare Luca Campedelli c'erano persone competenti che ora non ci sono più. Quindi, vero, sì, il Chievo Verona è diventato grande, è diventato importante grazie ai Campedelli, ma il Chievo Verona non sono i Campedelli. Quindi bisogna ripartire con una proprietà diversa. Il problema è questo: chi è che ti compra in tempi di pandemia? Nessuno. Quindi, presumibilmente, l'unica alternativa ormai sembra ripartire dalla Serie D con una nuova proprietà, perché i Campedelli non potranno più continuare, soprattutto per mantenere un minimo di credibilità. Un epilogo triste per una squadra come il Chievo. Ci sarebbe anche da perseguire la possibile fusione con un club di Serie C, ma sarebbe comunque immeritato. Per anni comunque si è rischiato, per anni comunque si è arrivato al limite, si è tirata la corda e la corda si rischia di spezzare. Poi magari comunque appunto c'è tempo fino al 15, magari trovando anche un accordo con qualche membro all'interno della Lega B, magari per l'ennesima volta si riuscirà a strappare questa iscrizione. Ma si può continuare così? È un modo gestionale che può portare frutti ogni anno arrancare per un'iscrizione.
Perché a me dispiace, continuerò sempre a sostenere che. Questo punto, la domanda viene legittima. Meglio iscriversi a questo campionato e continuare ad arrancare per chissà quanto tempo, o ripartire dalla D, dalla serie D, rifondare e ripartire con un nuovo progetto? Mi lascio con questo interrogativo. Su Zaffaroni c'è poco da dire. Secondo me è stato ufficializzato il 9 luglio alla fine per cercare di calmare gli animi. Non ci sta riuscendo, secondo me. Comunque è un allenatore che emergente che magari poteva anche far bene. Certo, bisogna preparargli una rosa che non verrà preparata, anche se ci iscriviamo, sarà una rosa piena di lacune al suo interno. E quindi un allenatore emergente per la B, ma che non so quanto farà bene se ci iscriviamo, perché appunto secondo me mancherà il materiale umano. Comunque lui gioca con una catena difensiva 3, un 3-4-1-2, magari cambierà anche modulo, non si sa, si vedrà. Con questo è tutto, speriamo nell'Italia che vinca questo europeo e vedremo come si evolverà la situazione, però la vedo grigia. Penso che ormai siamo arrivati al capolinea con l'era Campedelli, si è arrivato al capolinea. Vedremo cosa ci attenderà il destino, il futuro, non ci resta altro che ora come ora pregare affinché il tutto vada nel migliore dei modi, ma tutto sembra suggerire che tutto non andrà nel migliore dei modi.